Sorelle magiche gemelle con qualcosa in più, Terry e Maggie Magic Girls. Due magiche gemelle, entrambe molto belle. Cristina Aguilera cantava così: san teletrasportarsi, sempre quella, sì, sempre quella. Han due fidanzati, davvero innamorati. C'è blom blom brillio, blom blom negli oblom. Buongiorno, buonasera. Quest'oggi sono sul mio amato, ma anche vostro amato divano rosso. Che dolce. Sì, no, così ho detto dai, cambiamo location. Perché questo è un video molto tra di noi, molto raccolto, molto intimo. E siamo qui riuniti perché ho notato che avete preso molto bene la proposta di fare un video nerd, ossia un video in cui vi mostro la mia collezione di fumetti giapponesi. Che, come vi dicevo già nell'altro video, non è aggiornata dal 2008. Ma come sarebbe? Sì, è un tantino datata, mi rendo conto, però purtroppo non leggo più i manga da parecchi anni, perciò è un po' vecchiotta. Però è comunque una collezione, io ci tengo tanto, ci sono affezionata, perché non lo so, penso sempre che un giorno alcuni di questi fumetti potranno valere milioni di dollari e io potrei diventare ricca con un solo volume. Pensa, miliardaria. Non tiriamoci i pomodori in testa, non sarebbe carino. Scusa, tanto questo cosa c'entra? In realtà non è che proprio ve la faccio vedere tutta, vi faccio vedere tipo i miei preferiti, perché tutta è... c'è tantissima roba e poi tanti, cioè, li guardo e neanche me li ricordo, non sono neanche sicura di averli letti, forse sì, ero molto piccola, quindi ho rimosso tutti i ricordi. Vabbè, comunque dai, vediamo quali sono i miei preferiti. E andiamo. Allora, una mia grande passione era per un artista giapponese che si chiama Kaori Yuki. Kaori Yuki mi piaceva tantissimo perché aveva queste ambientazioni molto gotiche e le tematiche dei suoi manga erano una sorta di profanazione sacrilega della cultura religiosa occidentale. Quello di Kaori Yuki è uno stile abbastanza pulito, credo. Lei disegna figure maschili e figure femminili quasi come se non ci fosse differenza tra i due sessi, nel senso che le sue figure maschili sono molto delicate, molto androgine, dai tratti molto femminei, e questa cosa mi piaceva tantissimo. Ne ho letti parecchi, devo dire, di Kaori Yuki. Uno dei miei preferiti di Kaori Yuki, Beh, Angel Sanctuary. All'epoca ero abbastanza adolescente, passavo il mio periodo dark, credo, qualcosa del genere, perciò tutti questi fumetti neri e gotici mi tiravano una cifra. Angel Sanctuary è tipo la storia di due fratelli incestuosi che per un motivo o per un altro si ritrovano in tutta questa situazione di dimensione yukiana, diciamo, di tutti questi angeli e demoni della Bibbia: Raffaele, Michele, Gabriele, eccetera, eccetera. E i miei personaggi preferiti erano lui, Kira, Sakuya Kira, sì, c'è scritto anche qui nell'elenco dei personaggi. È il senpai, compagno più anziano, di Setsuna Mudo, quello che si ingroppa la sorella, ora deceduto. Chi? Mudo o Kira? Ospitava all'insaputa di tutti l'anima di Lucifero. Che terrore. Mi piaceva tanto anche Yue Kato, che era un altro personaggio che aveva una storia tristissima. È tipo morto subito. Io ci sono rimasta così male. Ho smesso di comprarlo? No, l'ho comprato tutto. Però ho fatto bene, perché poi a un certo punto, quando loro vanno in tutta questa situazione, le angeli ci contano pure lui, no? Siamo tutti una grande famiglia, sì. All'epoca ero così in fissa con Angel Sanctuary che avevo comprato questo. È un artbook di Kaori Yuki. Praticamente un libro dove ci sono parte delle illustrazioni di un artista. In questo caso lei. Questo in particolare è proprio su Angel Sanctuary. Setsuna Mudo. Questo è l'arcangelo Michele. Questo è sempre lui, Lucifero. Questo era l'arcangelo Gabriele, questa era una fanciulla, si chiamava Jibril. Che cosa meravigliosa. Poi è arrivato il periodo di Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist è più divertente, diciamo. È questa storia ambientata in un futuro postmoderno dove due fratelli che studiano l'alchimia cercano di riportare in vita la madre. Ma durante l'esperimento, a causa di un incidente, uno dei due fratelli rimane senza un braccio e senza una gamba e l'altro muore. Però la sua anima viene tipo
legata a un'enorme armatura di metallo. Quindi muore, però alla fine è tipo un'armatura parlante. Mi rendo conto che raccontato così non sembra divertente, però vi assicuro che lo è. Questo è più che altro l'incipit, cioè alla fine è più commedia che tragedia. A parte quando muore il migliore amico del colonnello, sì. Oh. I miei personaggi preferiti erano Edward Elric, ossia il protagonista, al quale vengono sostituiti gli arti mancanti con queste incredibili protesi di metallo. Infatti lui è l'alchimista del metallo, Full Metal Alchemist, e fa tutte cose col metallo, crea oggetti. Un artigiano. Davvero? Ma amavo tanto anche il colonnello Roy Mustang, invece, che era un alchimista anche lui, aveva questi guantini magici che praticamente gli davano la possibilità, strofinando le dita, di attivare la sua capacità di dominare il fuoco, perché lui è l'alchimista di fuoco. Sì. Altre serie che mi piacevano erano un po' più per femminucce ed erano Cuore di Menta e anche Cardcaptor Sakura. Sakura l'adoravo perché era così dolce, così tenera, questa bambina meravigliosa. Mi piacevano da morire i disegni delle Clamp, questo gruppo di quattro disegnatrici che faceva questi disegni con questo tratto così pulito, molto ordinato. Mi piacevano tantissimo. Poi lei mi stava una cifra simpatica, mi piacevano gli oggetti, gli scettri magici, tutte queste stronzatone qua che usava per fare le magie. E poi c'era questa sua migliore amica che ogni missione che compiva la ragazza gli cuciva i vestiti e la riprendeva. Una cosa incredibile. Comunque invece Cuore di Menta è particolare che mi piaccia, perché io non amavo per niente questo genere così tutto fronzoli e romanticismo. Cuore di Menta è di Wataru Yoshizumi, che era la creatrice di un cartone animato che tutte le ragazze penso che conoscano, o almeno quelle della mia generazione, che è Piccoli Problemi di Cuore. Sono piccoli problemi di cuore nati da un'amicizia che profuma d'amore. Ecco, a me Piccoli Problemi di Cuore non mi piaceva. Cosa? Però questo Cuore di Menta invece sì, perché era piuttosto simpatico. La storia era divertente, praticamente erano due fratelli gemelli, un maschietto e una femminuccia, e il fratellino maschietto è così geloso della sorella che nel nuovo istituto scolastico in cui va la sorella vuole seguirla anche lui, solamente che non ci sono più posti nel dormitorio per i maschietti e quindi lui si deve vestire da femminuccia. È una commedia romantica degli equivoci, ecco. Un artista che mi piaceva tanto era Ayazawa, e in particolar modo amavo tantissimo Nana. Ayazawa è anche l'autrice, e sempre le ragazze della mia generazione e oltre lo conosceranno, di Curiosando nei cortili del cuore. Curiosando nei cortili del cuore. Che per esempio a me piaceva, perché Ayazawa, almeno dal mio punto di vista, aveva una certa corposità nelle storie che scriveva e dava una certa strutturazione, tridimensionalità ai suoi personaggi. Ho sempre pensato che fosse una delle poche che, oltre ad avere un bellissimo stile e fare dei bellissimi disegni, fosse anche molto molto brava a creare le storie. Nana in giapponese sia il numero 7 che un nome proprio, un po' come qui se una persona si chiama Quinto oppure Primo. Praticamente la storia di queste due ragazze, che sono legate dallo stesso nome, però hanno due vite e due caratteri completamente diversi tra loro. La prima è un po' svampita, un po' tutta fiocchi e merletti e non sa bene cosa fare del suo futuro. La seconda invece è una metallara d'archettona aspirante rockstar, che canta in un gruppo rock ed ha molto molto talento. Sì! Dunque, miei cari e care ragazzi, fatemi sapere se avete letto alcuni di questi manga che ho citato, fatemi sapere se vi piacevano, se non vi piacevano, se non li conoscevate, quali sono le novità, quali sono i vostri preferiti. Io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo la prossima settimana. C'è un brillio negli occhi e batte il cuore, se blam blam si accende, blam blam del fuoco, blam blam go dell'amore e emozioni forse uniche, sensazioni quasi magiche. Oh, 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 oh. Un po' magia per te, Terry e me. Quando qua e là, senza via, già, okay. Stiamo calmi perché sento la sirena del gabbio.